Miriam, Diciamo, yes. Cominciamo alla cominciamo grande, direi. alla grandissima con una speaker d'eccezione e siamo veramente tanto tanto felici di dare il benvenuto qui sul palco del Freelance Camp Money Edition a Maffe De Ma Bungis. fermati. Ciao! Ciao Mafe! Mafe in versione super primaverile, ma guarda! Sì. Sono, mi Spettacolare! sono creata uno spazio con i miei colori, i miei fiori, il rosmarino, i miei poteri Bellissimo! magici. Che meraviglia! Anzi, facciamo vedere anche tutti i vari totem, tempietti domestici. Sono protetta. Benissimo! Mafe, ci parli di come il cazzeggio di oggi si trasformerà nel fatturato di domani e questo ci fa molto piacere perché noi amiamo lavorare, ma amiamo moltissimo anche cazzeggiare. Quindi non vediamo l'ora di trasformare tutto questo in motore per i prossimi anni della nostra vita. Ti Sì, lasciamo la bene, parola. grazie. Grazie e saluto tutti. Ho fatto già un giro anche nelle stanze, anzi in realtà mi ero persa già a chiacchierare in una delle stanze, in particolare quella della tequila, e questo ci introduce bene con il discorso del cazzeggio, del perdere tempo e soprattutto darsi il permesso di perdere tempo, che è una delle cose che è più importante. Quindi tra tutte le cose che posso raccontarvi è proprio concedersi il permesso di esplorare, di aprirsi, e per favore non mettete questa cosa nella to-do list. Cioè, nel momento in cui noi facciamo diventare qualcosa, un fare, un'attività, un dovere, mi devo ricordare di cazzeggiare, insomma, capite anche voi che non funziona, non è quello il senso del ragionamento. È un ragionamento che è nato appunto non come un ragionamento, ma come una scoperta, ed è nata dalla mia esperienza personale, professionale, perché, come probabilmente qualcuno di voi mi ha già sentito raccontare, io ho iniziato a usare le chat, gli strumenti di comunicazione digitali assolutamente per caso, in un momento storico in cui non se ne parlava, non ne parlava nessuno, era praticamente, diciamo, impossibile arrivarci se non ci lavoravi dentro o se, come nel mio caso, assolutamente per caso. E quello che è successo e quello che poi ho cercato un pochino di imparare a fare, a capire, a vedere, è che 10 anni dopo aver perso sostanzialmente un anno di vita in videotel, quindi chattando in videotel, mi sono ritrovata a essere incaricata di gestire una delle prime importanti online community italiane, proprio perché 10 anni prima avevo perso un sacco di tempo con il videotel. E alla fine mi sono resa conto, e ancora adesso lo faccio, che c'è proprio un periodo di tempo che io ho misurato non in 10 anni, ma in 4 anni, tra l'esplorazione libera e la curiosità di approfondire qualcosa, e il momento in cui questo qualcosa mi diventa utile professionalmente, aumenta il mio valore professionale, e visto che siamo qui per parlare di soldi e di fatturati, aumenta il mio costo orario. Quindi io sono sempre quella del cercate di vendere cara la pelle a consuntivo, cercate di ricordare alle persone che vi comprano che il vostro tempo è un costo e che loro devono far rendere il loro investimento, e quindi devono usarvi bene e non sprecare il loro tempo. Quindi, facendo proprio questa velocissima sintesi, adesso entrerò un po' più nel merito delle tre componenti che vi ho indicato nel titolo, che sono il cazzeggio, gli errori e il fatturato. Perché appunto dobbiamo cercare di ricordarci di guardare indietro, di guardare indietro in modo che ci sia utile quello che abbiamo esplorato e quello che abbiamo sbagliato. E volevo partire anche da un po' una espressione che nel nostro linguaggio, il nostro linguaggio novecentesco, è pieno di espressioni tipo chi dorme non piglia pesci, chi non lavora non fa l'amore, che era una canzone di Adriano Celentano e Claudia Mori.
ma anche di lavorare a testa bassa, ok? Mettiti giù, attenta, lavora, non pensare ad altro, non... Ecco, lavorare a testa bassa può essere anche molto gradevole, molto gratificante, purché ogni tanto ci ricordiamo di alzare la testa, di guardare intorno, di guardare dietro, di guardare sotto, di guardarci dietro la spalla, di magari così anche facendo di muovere un po' le cervicali, di non irrigidirci, ma di esplorare anche in direzioni, e questa è un'altra cosa abbastanza utile e importante, anche in direzioni che non ci piacciono. Qualunque sia il vostro lavoro, non vi farà male esplorare qualcosa che proprio vi... diciamo vi allontana, vi respinge, vi distrugge, perché vale la pena di andare a vedere, di cercare di capire perché avete questo disagio. E quindi lavorare a testa bassa sì, magari nei tempi del pomodoro, no? 20-25 minuti, entri nel flusso, ti concentri, ma in tutto il resto del tempo io vi invito a esplorare tantissimo. Nel mio ultimo libro, Il cazzeggio, mi è stato consigliato di rinominarlo in flânerie, e la flânerie è un modo elegante di dire cazzeggio, è un'espressione di Baudelaire che amava molto esplorare Parigi camminando, perdendo tempo e quindi lasciandosi guidare dalle sue passeggiate. E flânerie e cazzeggio sono la stessa cosa, e sono anche, possiamo dirlo ancora in un altro modo, il pane e le rose. Quindi noi vogliamo il pane, vogliamo lavorare, vogliamo essere pagati, vogliamo guadagnare bene, ma vogliamo anche le rose del godere di quello che facciamo, del non soccombere sotto il peso degli impegni e del mettere a frutto le cose belle che abbiamo scoperto e che abbiamo imparato in un certo senso. E quindi questa esplorazione libera che, ripeto, deve essere curiosa e deve essere assolutamente non strutturata. Proprio ieri sentivo Maria Giovanna Luini, che è un'oncologa molto brava anche con gli aspetti, diciamo, di psico-oncologia, psicoterapia, che si spinge anche a esplorare per dire i tarocchi, che presentando il suo corso diceva proprio: non vi dirò che cosa c'è nel corso, perché a me non piace sapere quello che farò, non mi piace a sapere quello che accadrà, voglio andare a vedere con voi quello che faremo, di quello che stiamo vedendo, di quello che stiamo esplorando. E quindi il andare avanti, il curiosare, il capire al momento giusto, il kairos, che è tutto quello che avevo imparato, capito, cazzeggiando per forum, newsgroup, blog, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, DAO, YouTube, Barcamp, raduni, tutto quello che mi è sempre stato detto: questo non c'entra niente con le aziende, non c'entra niente con il tuo lavoro, cosa vuoi che me ne freghi a me che vendo... non lo so, grandi opere e faccio ponti o faccio tondini di ferro o condizionatori o vacanze, cosa vuoi che me ne freghi dei fiori, cosa vuoi che me ne freghi dei blog, cosa vuoi che me ne freghi dei reel, e figurati se faccio i balletti su TikTok. Torno indietro nel giro di 4 anni, tutto quello che mi è stato detto, cosa perdi tempo con quello che ho appena citato, mi è stato chiesto, e a quel momento lì io ero pronta a ricordare quello che avevo provato, quello che avevo capito, quello che avevo vissuto. E quindi il mio vero, diciamo, superpotere come consulente è quello di aver vissuto tutto dall'altra parte, quindi dalla parte di chi abita questi mezzi, di chi li usa davvero, e applicarli per aumentare il valore che io trasferisco ai miei clienti. Questo passaggio qui di ricordarci quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo capito, e applicarlo al momento giusto, fosse anche 4, 5, 6, 10 anni dopo, si fa usando due competenze, diciamo, del nostro cervello, che sono una positiva e una negativa. Quella positiva è il riciclaggio neuronale. Chi di voi ha letto Marianne Wolf, Proust e il calamaro, sa che il riciclaggio neuronale è il modo in cui il nostro cervello riesce a leggere. Quindi il nostro cervello applica alle lettere il riconoscimento delle immagini, e facendolo molto velocemente, quindi imparando con fatica a leggere, ma poi ci dimentichiamo di aver fatto fatica a imparare, noi sostanzialmente dimentichiamo che le lettere sono immagini e leggiamo dei testi. Il riciclaggio neuronale è utilissimo per capire, per esempio, cosa c'entra lo storytelling di Avengers, Guerre Stellari, e The Good Doctor o The Good Wife con una campagna pubblicitaria su Facebook o con la scrittura di un articolo
per la content strategy, quindi cercare di trasportare quello che abbiamo capito in un altro contesto. Per farlo dobbiamo sconfiggere l'altro, diciamo, modo del funzionamento del nostro cervello, che è quello che Nassim Taleb chiama la dipendenza dall'ambito. Taleb, che è uno studioso, un ricercatore apprezzabile, ma non, diciamo, digeribilissimo, un po' orticante, dice appunto: noi umani siamo stupidi perché dimentichiamo che tante cose che abbiamo imparato in un ambito, dimentichiamo di poterle applicare in un altro. E quindi, arrivando anche verso la fine del mio intervento e verso la sintesi, la conclusione di quello che abbiamo detto, cosa vi sto invitando a fare? Vi sto invitando a ricordare quello che avete capito, ricordarvi quello che avete sbagliato, perché tutti noi abbiamo mandato in chiaro un messaggio che era rivolto a una persona in particolare, tutti noi abbiamo sbagliato i toni, tutti noi non abbiamo capito, tutti noi abbiamo usato male uno strumento, tutti noi abbiamo fatto degli errori anche professionali di fare un costo, di fare una proposta, di usare il linguaggio sbagliato. Ecco, se noi mettiamo insieme cazzeggio, flanerie, rose, errori, rosichi, fastidi, e con il riciclaggio neuronale mescoliamo il tutto e facciamo una sintesi e ce lo ricordiamo al momento giusto, cosa stiamo facendo? Stiamo nutrendo il nostro pilota automatico. Il nostro pilota automatico fa un sacco di lavoro fantastico, ma se noi rimaniamo col pilota automatico di quando abbiamo finito di studiare, siamo superati dal mercato, siamo in balia di tutto quello che succede e ci perdiamo. Se noi nutriamo il pilota automatico non di benzina, non di ingredienti duri, ma di fantasia, creatività, divertimento, piacere fisico, meditazione, risate, esplorazione, avremo un pilota automatico che, unito a tutto quello che sappiamo del nostro lavoro e della nostra professione, ci porterà a sentirci più sicuri di quello che vendiamo e quindi di vendere cara la pelle, che è quello che per me è la cosa più importante, che auguro a tutti voi, così da avere più tempo per cazzeggiare e andare avanti così. E con questo vi saluto e non vedo l'ora di ascoltare gli altri. Grazie Mate. Condivido totalmente, dobbiamo farci pagare bene per poter avere più tempo per nutrire la nostra mente e la nostra anima con cose che non siano semplicemente... Ecco, grazie per aver detto anima, che era la parola che mi ero segnata, perché avevo, vedete, poi ve la fotografo, anima. Sono completamente d'accordo. Ti ringrazio e ci vediamo di là a chiacchierare e le prossime volte speriamo dal vivo. Speriamo. Ciao.